assenze importanti, ma questo mi permetterà anche di far giocare qualche giocatore che ha fatto meno, che ha giocato meno e che comunque penso che possa sostituire questi due giocatori che per la nostra squadra senz'altro sono importanti. Io sono fiducioso, senz'altro anche Marco Lodino daremo cara alla pelle perché vogliamo dimostrare che dopo questo campionato anomalo siamo partiti un po' male, però è difficile trovare le cose giuste, le situazioni giuste, perché purtroppo è una cosa che non è mai capitata, non è mai successa, sia sul lavoro fisico che anche mentale per i ragazzi non era facile affrontare questo campionato. È chiaro che vale per tutti questa situazione, molto probabilmente noi abbiamo sbagliato qualcosa, forse eravamo tagliati fuori, però abbiamo avuto, diciamo, siamo stati bravi a rientrare in corsa e rimanere fino ad una settimana appesi alla possibilità di giocarci. E sono mancati soprattutto i risultati qua in Vecchia, no? Facendo un bilancio proprio matematico di punti. Sì, siamo andati a vincere in trasferta, siamo una squadra che si esprime meglio in trasferta, però io oggi cosa posso dire? La squadra che crea così tanto non fa gol, subisce così poco e prende un gol, purtroppo è incommentabile. Calcio è questo, dovevamo essere più cattivi in primo tempo, abbiamo avuto 4-5 occasioni che dovevamo fare gol. Purtroppo il mio calcio dice di mettere la palla dentro. È così. Va bene.